Sotto dell'attualità e siamo tornati in edizione speciale. Ivan Colonna è sempre in Goma, l'indomani di una violenta aggressione aerea a Brigio d'Arles da un detenuto radicalizzato. Pieremo notizie in diretta in cui Marc-Antoine Renucci davanti all'ospedale nord di Marseille. Andremo di nuovo in Cardiese, il paese di Ivan Colonna, dove la si scioglie in questo momento una donita. Ritroveremo a Jean-Philippe Mattei. A Brigura contro terrorista seppe con tuso impadronita di l'inchiesta di prova d'assassinio. L'aggressore presunto di un islamista radicale bulteremo nanta la sua personalità. Il suo avvocato ha detto che Ivan Colonna ha parlato male di Maomè, ciò che aveva fatto nascere stava ruffa tra i due uomini. Buonasera a tutti, la redazione di France 3 Corse via Stella e la nostra squadra tecnica sono dunque torna mobilizzata stasera per trattare dell'informazione principale, vale a dire l'aggressione violenta che ha colpito ieri Ivan Colonna a Brigio d'Arles, che è stato trasportato in uno stato critico e curato all'ospedale nord di Marseille. Marc-Antoine Renucci, saluto a voi, vi ritroviamo dunque in diretto davanti al suo stabilimento. I autori si lasciano appena più tempo per pronunciarsi in uno stato di salute di Ivan Colonna. Ieri, ma abbiamo contunque stasera un po' di notizie in più. Un punto medicale è stato fatto in principio di dopo mezz'ora. Ciò che si sa è che Ivan Colonna è sempre in una situazione di coma post-anossico e che il suo stato è stabilizzato. Una piccola speranza è oramai permessa. In da notte soprattutto c'è stata una migliorazione. I dottori sono stati anche sorpresi. Ivan Colonna pare di avere una buona costituzione e anche assai parello. A mezz'ora, momento in due visite come uso violo di Ambati, uso fratello Stefan e anche certi parenti e amici hanno potuto eda e Ivan Colonna. Secondo le nostre informazioni, un punto medicale torna previsto stasera. L'obiettivo è di vedere come Ivan Colonna da reagisce a diminuzione di dosi di sedativi, ma di no, disapessi uso cerbello è stato tocco da lesione o mica, i 36 ore che vengono non saranno in tutti i casi decisivi. Se chiederemo di sicuro questa informazione al caso di Marc-Antoine, in cui Jennifer Cappai da Redu a Gamera non dice di sicuro aspettate in Cardiese, sapete, il paese di Ivan Colonna, una donina di sostegno si scioglie in questo momento e ritroviamo in diretta Jean-Philippe Mattei. Allora, buonasera a voi, Jean-Philippe, chi ci può dire a non ciò che lo si basta stasera a non testa comune. Yeah, saluta Frédéric. Allora, ciò che si può dire è che c'è assai emozione qui in Cardiese, vi potete pensare. Allora, stamane da Dunita, o potremmo chiamare Bedia, e beh, non era anche prevista l'ambianza qui in paese era assai tesa di un fatto dell'aggressione di Ivan Colonna rimane in Arles. E Nimo non si era espresso di petà la nostra camera per via di rispetto per la mia Colonna. Verso tre ore e mezzo di pomeriggio, i giovani si sono messi in onda per prepararsi a Dunita, hanno lampato pareti messaggi in tutte le reti sociali e Facebook perché tutti gli abitanti di Cardiese si trovassero in piazza Aiesa Latina. Come stamane l'ambiance è tesa e Pisigni, il paese d'origine di Ivan Colonna, qui a Iente spera che un nazionalista sia nata a sorte a salute si è stabilizzata su dopo mezz'ora di intesa con Marc-Antoine Renucci. Qui una cinquantina di persone si è adunita in giro ovunque a Iente e unde aspetti in sostegno a Ivan Colonna e a sua famiglia, famiglia spartuta tra Marseille e Cardiese, a Vedia, Pudaria, Dura, sino a tardi in da serata e c'è anche a Iente. Jean-Philippe Mattei in diretto, dunque da Cardiese in cui Stefano Lapera da Redu a Gamera. In risposta a questa situazione, i sindacati studentini in corte hanno deciso giustamente di bloccare i dei stabilimenti in cui un messaggio fra altro che chiamano all'amnistia e diranno assai di no critiche contro lo Stato. Corti in due, questi sindacati adunati al principio per i suoi scontri hanno deciso di mettere in ballo un grande dibattito pubblico non ta seguita ad A e le prossime mosse. Si sa stasera che una manifestazione maggiore si scioglierà sta umanigata in corte. François Bernard, Paul Salor, Alexandra Lassia. 500 persone adunite sotto un tindone di un campus Grimaldi, tutti i capimacci di tutti i partiti nazionalisti sono qui, l'immagine è rara. I sindacati che hanno fatto nascere questa consulta, Buriana Aduni. I sindacati studentini non hanno più visto veramente le leggi dopo anni e anni di poter scambiare, discutere, discorrere. D'avere un dibattito, d'avere una visione politica chiara oggi era molto importante per noi di poter scontrare le leggi, ma di no, al di là delle leggi, il popolo corso.
Le discussioni si sono fatte lontane dalle camere. Lunga due ore sono parecchie persone chiamano a mobilizzazione forte. I partecipanti si sentono per fare una grande mobilizzazione domenica in corte. Qual è che è contro domenica? Niente. Allora, domenica in corte. Alla sortita delle eletti nazionalisti si rallegrano di l'iniziativa di giovani. Era forte, era bello di i giovani dell'università che ci ha messo i politici a venire in Giraele per definire modalità di risposta contro l'ignominia dove è stato vittimo Ivan e di maniera più larga contro tutte le ingiustizie che sono accadute a Corsica negli ultimi mesi. Dopo aver traversato la villa, tutti i marci annunciano la sottoprefettura. Nella piazza, ognuno agisce, ci vuole mobilizzarsi. Penso che ci vuole andare assai più lontano che i sindacati studenti e formazioni politiche di un movimento nazionale, forse franca ancora, e volentieri di un movimento nazionale lo stesso. C'è una volontà di andare più lontano e di fare che ogni corso, ogni cittadino in suo paese si senti responsabile della situazione di questi pochi tempi. Non ci voleva che la Grecia sa mobilizzazione, c'è una necessità da ciò che la Grecia e che la Zimete si dibette all'altezza di ciò che non abbiamo oggi. La volontà di mobilizzazione a lunga andata ed unità tenerà o no, la risposta si verrà in dei prossimi giorni. E poi scopriamo su scritto chi è stato ridro giustamente non tai muri di un balato di giustizia di Uasti a veride stato francese assassino. In debri corse ci sono stato di noi parecchie mosse, un'epoca di prigionieri hanno recusato di mandare a mezz'ora fu fra l'altro caso qui in un'orgon due bandiere e messaggi in sostegno a Ivan Colonna sono stati appiccicati. Si vede che questo contesto è di più in più teso, i poteri pubblici non scartano mica lì d'azione più violente, perciò che rinforzi di gendarmi sono di un testimone da un continente, 150 CRS in più. Stasera è sezione estesse di compagnie marittime Corsica Linea Meridionale chiamano a bloccare domande ed altri sbarcamenti di polizieri trasportati da Corsica Ferries. La famiglia di Ivan Colonna aspetta risposte precise e in causa di uno Stato che non ha saputo proteggere il prigioniero. Voltiamo a non ai fatti dell'aggressione, le circostanze sono stasera più chiare. Ivan Colonna, che era in traccia di un'attività fisica, è stato minato e strangolato da un altro prigioniero, Dominique Morel. Gli entrenta si lugale di la polizia giudiziaria di Marsiglia, chi Franche Longa B, chi riconosce di essersi sbraiato a Ivan Colonna, è inteso. L'uomo di 36 anni, condannato per la sua partecipazione a un jihad in Afghanistan, avrebbe detto un guardiavista che Ivan Colonna ha parlato male di un provetto, ciò che sarebbe a ragione dell'aggressione suente l'AFP, ciò che un nemico ha confermato parava dall'inchiesta. Ieri nel 10:15 rimane, Ivan Colonna è entrata alla sala di sport quando Franche Longa B gli salta addosso. Yeumena, prima di provare a soffugare un sacco di rumenzolo che aveva portato. L'esame di videosorveglianza mostra che i due uomini non si sono detti manco una parola. A difesa di Ivan Colonna si domanda come un uomo simile si è trovato a poter circolare e trovare in prigione. C'est un profil extrêmement inquiétant. Et de nombreuses questions se posent, notamment pourquoi celui-ci bénéficiait d'un statut d'auxiliaire d'étage, un statut qui lui permettait de circuler peut-être un peu plus facilement que les autres détenus, un statut qui est une marque de confiance de l'administration pénitentiaire. On n'accorde pas ce statut-là, ce travail, en fait, à tous les détenus, à toutes les personnes condamnées. Stamane siamo giunti a toccare l'avvocato di Franche Longa B, ieri annanzi che due erano i suoi clienti. Da tanto non c'è più risposta al telefono. Il ha riconnu l'aggressione sans difficulté qu'il avait commise. Est-ce qu'il reconnaît la volonté homicide? Il ne reconnaît pas, pour l'instant, la volonté homicide. Est-ce qu'il avait eu déjà maille à partir avec Ivan Colonna? Et de toute évidence, non. Et ce qu'il m'avait rapporté, c'est qu'il n'avait aucune difficulté avec qui que ce soit à Arles. Tout se passait bien. S'il était considéré comme radicalisé, il est surprenant qu'il ne soit pas passé par un quartier d'évaluation de la radicalisation. Après, il n'a pas de pratique au quotidien radicale, M. Elongabé. Il est musulman.
mais il n'a pas de pratique radicale au quotidien, comme on peut voir chez d'autres détenus. Vu son profil, c'est normal qu'il ait pu travailler en prison, d'aucuns s'interrogent. Oui, c'est normal. Il était à la centrale d'Arles, il était détenu particulièrement signalé. C'est donc une prison qui accueille des profils assez lourds. Un biglietto ufficiale di un ministero di giustizia mintuede che ha un mandato d'attività o di lavoro di IDPS deve essere esaminata da vicino. Bisogno di no di va caso che di scontressini o meno possibile IDPS in prigio. Chi ne di un rispetto di sa regola tocca all'inchiesta amministrativa e giudiziaria di Lille. Altro vato di primur, il procuratore ha mintuato che a tempo scoperta vittima da un vardiano, i soccorsi ne vati guri necessari, meno di 3 minuti dopo l'allerta. Ma quanto ci è voluto tempo per avvedersene, non si sa. Je pense qu'à la maison centrale d'Arles, qui est une prison ultra sécurisée, hein, puisqu'elle est censée accueillir des DPS, il y a des caméras de vidéosurveillance partout. Comment est-ce que cela se fait que les surveillants ne sont pas intervenus rapidement plein de questions, effectivement, se posent, et pour l'heure, qui sont sans réponse. Ivan Colonna è sempre all'ospedale nord di Marsiglia. L'inchiesta è in mano a Figura Nazionale contro terrorista per prova d'omicidio in lea con un'impresa terrorista, ciò che l'aga pensa che deciso i complici. Qual so e quanto so ad avanti sa. Piantiamo già la personalità dell'aggressore presunto, personalità che ha condotto a Figura contro terrorista via l'inchiesta in mano. Franck Longabé è stato condannato per fatti islamisti radicali, uso arrogato, ha spiegato oggi che a Warufa è nata colpa Ivan Colonna che ha parlato male di Maomè. Stella Rossi. Quando lui è a centrale d'Arles, dottor Edilo 2019, Franck Longabé, 36 anni ora, ha un percorso penale penitenziario pisio. Il francese d'origine camerunese ha raggiunto il GIA dell'Afghanistan e è arrestato nel 2012 dall'americano in un gruppo di talibani. Passa 2 anni a prigione di Bagram, a una 50 di chilometri di Kabul, sospettato di aver partecipato a attacchi di convii militari. Durante questo periodo, svela Mediapart, a DGSE l'ha in mira per ciapa, pro e materiale di aso partecipazione a atti di barbaria come strangolazione. Non ce la facciano. Il 2014 l'autorità francese ha recuperato. Di a stampa regionale che face di poi un ritratto di uso percorso. In detenzione provvisoria in Rouen faccio una prova di suicidio. Piazzata all'ospedale Pridio di Seclin, si ne piglia un'infermiera per una prova d'evasione per quale si è condannata a 4 anni di detenzione. Per uso processo davanti alla corte criminale antiterrorista di Parigi nel 2016 si è senza ugato. Di allora condannata a 9 anni di Pridio per associo di malfattori terroristi per esovati in Afghanistan. Un passo mica per i quartieri di sradicalizzazione. All'estate del 2019 è incarcerata a prigione di Gondé-sur-Sarthe e si ritrova in da stampa legale Ouest-France. Denuncia allora le condizioni di detenzione e così danneggia un materiale mettevoga in da cellula 14 in qualche settimana. Di nuovo condannata a 9 mesi di prigione supplementari e il 13 di così portata a prigione d'Arles all'istessa Ivan Colonna. E per andare più lontano, non tanto soggetto, Pier Simon Poli ha interrogato Gilles Simeoni qualche minuto fa. Gilles Simeoni, buonasera. Buonasera. Alla Gazzavi di Segonoi. D'abord, ciò che è accaduto ieri in Arles, è da avuto dei contatti con membri del governo o i scani di membri del governo? Ha avuto qualche messaggio, non tanto telefonino, da parte dei responsabili politici francesi, fra altri, ma non ha mica avuto contatti diretti con il governo. Un nuovo brevetto di corso che è scalato oggi, l'hai avuto al telefono? L'hai avuto di maniera corta assai, più qualcosa di cortesia che non stavo vendo. Penso che il brevetto di ogni guida è una circostanza difficile assai e che le risposte che non aspettiamo sono mica di un livello di un brevetto, sono un livello sfarente, più alto a livello politico, quello di un governo, di un capo di Stato. Allora, sono pareti anni che le famiglie avevano paralizzato, avevano avvisato di nuovo al governo, allo Stato, che c'era un pericolo per i prigionieri corsi incarcerati accanto a certi radicalizzati. Poi, di un altro lato, che è fatto?
Abbiamo scritto già all'epoca la lettera che sono tutti al primo ministro Manuel Valls, e poi dopo ogni volta con tutti i primi ministri e con tutti i nostri interlocutori abbiamo sottolineato che c'era un più di un resto sul risico, perché chi agosto era stato puntillato da un'ipocrisia di islamisti. Ma al di là di questo problema, ciò che ne abbiamo domandato di l'applicazione del diritto all'avvicinamento, a sapere, l'abbiamo domandato in maniera unanima in Corsica, in continente poi qualche mese, un nemico è stato appiegato. Se fosse stato, se era stato appiegato il diritto all'avvicinamento, ne saremmo mica l'ennesimo odio con questo affare drammatico. Non ha un scopo, non ha un mobile di questa prova di domicilio, non ha Ivan Colonna, ci crede adesa di l'islamismo radicale, di il jihadismo? Penso che questo affare torna più assai, e che tutto il mondo ha capito che c'è una malfatta che è stata organizzata, pensata, c'è troppo a fare, un vanno mica. Ma da quale? Da un Stato? Passata un complot? Non posso mica odiare. Sapete, io non ho mica l'abitudine di parlare quando non ho mica ebreo per fare dimostrazione di ciò che dico. Dico di maniera semplice che tutto il mondo ha capito, basta bere come le cose sono passate, tutto il mondo ha capito che sa fare un nemico chiaro, e che a un livello o un altro c'è stato qualcosa per servirsi di sommo, di islamista, di suo scemo, di assassino, per altre ragioni che quelle che sono presentate oggi. D'abord, il Paretiani dit di rappresentare appena la lotta per la base in Corsica, ma le vostre parole stasera, i vostri atti, la vostra occupazione di abbreviatura la settimana scorsa, e le vostre parole stasera che sono assai forti, l'accusa in tuo Stato, può avere l'effetto contrario, no? Manca appena, penso che un nemico responsabile di una situazione di crisi come quella che noi campiamo insieme, un nemico quello che dice la fa un mano mica, i responsabili sono quelli che fanno la fa un mano mica. E per conto mio, in maniera larga, il responsabile della situazione attuale di un governo o Stato, anche voi, se non possiamo accettare, avere la nostra parte di responsabilità. Al di là di qui, a base è qualcosa di fondamentale per una società, e ci tocca più che mai a proteggerla, a costruirla. Ma a tempo, a base, non significa mica di rinunciare a ciò che noi siamo. E quelli che minacciano oggi a base non sono mica i nazionalisti. Quelli che minacciano a base sono quelli che disprezzano la democrazia e il voto dei corsi. C'è la rispetta il voto, c'è la rispetta la democrazia, c'è la rispetta a corsi e il popolo corso. Ringraziamo Gisimioni, ramettiamo chi sarà in corti domenica accanto ai giovani nazionalisti che organizzeranno questa manifestazione in corti a 2 ore e mezzo. Ci saranno dunque di noi gli altri movimenti nazionalisti. E poi stiamo in un destorato politico in cui d'altre reazioni fuori da famiglia nazionalista. Le droit ne s'est pas appliqué concernant ces détenus et ce n'est pas acceptable. Surtout quand le président de la République, accompagné de Robert Badinter, entend faire porter au niveau international l'interdiction de la peine de mort. Or, aujourd'hui, nous le disons clairement depuis des mois et des mois, la situation qui est imposée au commando Irignac s'assimile à une condamnation à mort. Et ça, ce n'est pas acceptable. Il y a une enquête qui doit faire toute la lumière et je serai véritablement très vigilant par rapport à cela. Il faut se mettre dans la tête l'idée suivante. On ne peut pas dissimuler ce qui s'est passé. Il va falloir apporter des réponses. Vous avez deux hommes qui sont sous un régime particulier, qui se sont retrouvés seuls pendant de longues minutes. Quelqu'un qui a le temps d'être agressé au coup et deux coups, ensuite étouffé avec un pied posé sur la trachée, ensuite un sac sur la tête, ça fait froid dans le dos encore une fois, parce qu'on peut imaginer que l'un et l'autre auraient dû être particulièrement surveillés. N'oublions pas la personnalité de ce djihadiste. Sa vie n'avait rien à faire avec quelqu'un comme Ivan Colonna, en tout cas dans une proximité. Il y a inéluctablement des failles qui se sont produites pour qu'on en arrive à la commission de tels actes. Une enquête administrative de l'inspection générale a été demandée par le Premier ministre. Il faudra qu'elle fasse toute la transparence sur cette question. Une instruction judiciaire est en cours, puisqu'il y a tentative d'assassinat. La justice devra être là, implacable, aussi dans la transparence, parce que les Corses l'attendent, la famille d'Ivan Colonna l'attend aussi.
Écoute, ce que nous voulons dire, c'est que nous avons d'assassin contre Yvan Colonna. Disigour, après, il y a toutes ces informations, les messages, nous avons notre site internet, et les réseaux in un riassunto de l'affaire minuta per minuta. Bien ramento qui Yvan Colonna est sempre à l'hôpital de Marseille, curato dai autori, et parleremo un tese qui usa statuto di salute si migliorasse piano piano. Seguiremo tutto questo. Subito, vostro foot e basta in cui Laurent Vincenzini ci verrà pro. Ci troveremo domani a mezz'ora per Corsica prima. Buonasera.